Consiglio comunale di martedì 7 dicembre, il sindaco è assente, l'assessore alle attività produttive dopo pochi minuti è scappato, la sua presenza non c'è più. È davvero un fatto grave questo, perché i commercianti, i rappresentanti di Confcommercio nella fattispecie, ma anche di Casartigiani, non sanno a chi rivolgersi, non c'è un interlocutore. Sentiamo l'intervento tanto rabbioso quanto sacrosanto del presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande. Perché ieri in quella riunione che prendevi tu? Vabbè, fatelo parlare. Devi dire tu come si prosegue, ieri tu. Oh, fatelo finire di parlare. L'assessore deve rispondere. Fatelo finire. Fatto da segretario. Vai. No, non è vero. Vai, Raffaele, continua. No, se io devo parlare, sì. Allora, stavo dicendo, qui c'è la parte dell'assessore, poi c'è un consiglio comunale. Sicuro. Il mio ruolo è quello anche di prendere appunti, certo, e non me lo si può contestare. Il mio ruolo, insieme ai colleghi consiglieri, tutti e 32 consiglieri comunali, ascoltano, fanno proposte, danno l'indirizzo e agiscono. Per fare questo bisogna dire cosa fare. Allora, io ho ascoltato commercianti, ho elencato, che poi qualcuno lo disse anche in quella riunione, ho elencato una serie di punti e di mie iniziative in qualità di presidente delle attività produttive ho iniziato un percorso che è di questo tipo. Ho elencato, qui sono arrivati a 15 punti richiesti dai commercianti, poi li possiamo anche vedere. Di questi 15 punti ho iniziato un percorso a partire dal presidente dell'AMAT. Lunedì prossimo mi devo incontrare con l'assessore quindi dirigente del patrimonio e subito dopo incontrerò anche il comandante dei vigili urbani. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare a petraio così. Voglio semplicemente ricordare che io sono stato. Lei ha percepito il grido di dolore dei commercianti che stanno chiudendo? Sì, se l'ha percepito, non mi fa quel calendario, non me lo fa. Non è un calendario. Perché non... se come me, il mio vicino mi sta chiudendo perché chiude e più di qualcuno lo sa. Più di qualcuno perché si deve prendere una spesa a noi. Lo sa, il grido di dolore dei commercianti, il grido dei commercianti. Cosa ha dichiarato sul corso in quella riunione? Tu eri uno dei presenti, cosa dichiara Romandini, in quella riunione nel PUMS, cosa è previsto o cosa non è previsto? Eravamo tutti presenti, cosa non è previsto nel PUMS? Perché non è stato fatto un verbale di quella riunione? Quello doveva essere il nostro documento principale su cui lavorare. Io sto andando oltre. Se non è chiaro, sto andando oltre. Ma il tuo andare oltre non può essere. No, io sto andando oltre. No, ma noi abbiamo perso già 10 giorni, Raffaele. Non ci stai capendo. Stanno chiudendo le aziende, Presidente. Io sto apprezzando il tuo lavoro, ma il tuo lavoro fa morire altre aziende fino a quando si concluderà. Non è questo il mio lavoro, ma è del Consiglio Comunale. Scusate un attimo. Cos'è che dici? Consiglio comunale, rimozione dei cordoni immediati, questa è una mia proposta, la votate a favore sì o no? Noi possiamo votare. La posso fare questa proposta? Non vale come votazione. Il sindaco. Ma aspetta, dai Gian, ma la risposta, guarda. Via. Io ho 15 punti che sono il grido che dicevo qualche volta. Puoi fare inizio consigliatore. Vi voglio ricordare che abbiamo fatto la riunione lunedì scorso, quando è stato il 2. Io ho già intavolato la discussione con il presidente dell'AMA, ho già convocato l'attività produttiva.